Buongiorno, è l'inizio di un nuovo giorno, oggi 4 settembre 2023, abbiamo lasciato Scutari, ovvero il lago di Scutari, adesso siamo in direzione Podgorica, Montenegro. Oggi lasceremo l'Albania e entreremo in Montenegro, il viaggio continua. Siamo in Montenegro, dietro c'è la frontiera, adesso in direzione Podgorica. Andiamo ragazzi, allè allè! Che posto ragazzi! In fondo là i monti, l'Albania, e qui dove sono io, Montenegro. Meraviglia qua, eh! Meraviglia! GoPro arresta video! Eccoci qua ragazzi e bentornati per la seconda tappa del Tour Est Europa 2023, destinazione Trieste. Dopo una breve e rapida sosta nella capitale montenegrina, Podgorica, tra l'altro città simpatica, giovane e molto accogliente, siamo ripartiti verso il Parco Nazionale del Durmitor, un capolavoro della natura situato nelle Alpi Dinariche, a circa 100 km dalla capitale. Ma durante il percorso non ci siamo fatti sfuggire il monastero di Ostrog, posizionato contro una parete di roccia sulla rupe di Ostrovska Greta, da cui si domina la pianura di Bjelopovice, dedicata al santo San Basilio. È un posto popolare, un luogo di pellegrinaggio veramente, veramente bello. Buono! Ma quanto siete belli voi! Mi porterai con me in Italia! Cose incredibili di questi posti ragazzi è proprio questo, cioè frigoriferi con tutta sorta di bibite, incredibili! È una cosa incredibile, guardate che roba! Vivi di tutti i tipi, incredibile. Ragazzi, è uno spettacolo il Durmitor, questa vallata gigantesca immersa in queste montagne, genera questo altopiano che è veramente incredibile. Bene, il Durmitor è stata la scoperta più emozionante del Montenegro.
Dopo aver percorso chilometri ad alta velocità in questo splendido altopiano, ci siamo imbattuti nell'incredibile Lago Nero, o Black Lake che dir si voglia. Il lago è situato a un'altitudine di 1450 metri sul livello del mare, alle pendici del Picco dell'Orso. Dopo una breve sosta a Zablac, siamo ripartiti fino alla vetta di questa meravigliosa e incredibile montagna. Stavamo laggiù in fondo, mancano ancora 300 metri, forse il pezzo più duro, ma si va, è fantastico, è qualcosa di incredibile, non so neanche descriverlo. Eh sì, di lì a poco saremmo arrivati alla terza tappa del nostro viaggio, vale a dire in Bosnia-Erzegovina. Ma esistono viaggi che sono eroici di certi arrivi, perché il valore di un individuo non dipende soltanto da cosa riesce a raggiungere, ma anche e soprattutto da cosa continua a inseguire. Sono infatti convinto che l'essere umano non si identifichi con i suoi risultati, ma con i suoi sogni. D'altronde è la grandezza della sfida che si sceglie di affrontare a rivelare per riflesso la grandezza di colui che l'affronta.